Salve a tutti ragazzi, sono Yutieski94, benvenuti in una nuova puntata con il padrino. Adesso il nostro personaggio sta facendosi una bella passeggiata verso la sartoria, dove il Corleone, nell'ultimo, con cui abbiamo finito l'ultima puntata, cerca di andare per parlare con Clemenza. Chissà cosa ci vorrà chiedere il nostro buon Clemenza. Chissà cosa ci vorrà dare da fare. Ehi, ecco l'invito che aspettavi, non puoi mancare. Ci saranno tutti i pezzi da 90 e forse riuscirai a conoscere qualcuno. Buona idea. Il party è da Rosa, a Canusci Rosa. Manda avanti un bel locale, l'ideale per una festa, mi capisci? Eh già, mi è portato per fare una festa. Quando vedrete che posto gestisce questa Rosa, capirete subito perché è bello farci una festa. Ok, cerco una macchina, ci rivediamo all'inizio della missione. Eccoci qua, siamo arrivati davanti al negozio di fiori, che è ben più di un negozio di fiori. Leggiamo già subito la descrizione della missione. E l'ultimo anno è Frank è fuori città. Chi? Beh, potete già capire perché si mette tutto in evidenza che Frankie, ovvero Francis, è fuori città. La festa è di sopra, vai e divertiti. Ok, andiamo di sopra. Allora, tu cosa vuoi dirci? Monk ha chiesto di vederti, è di sopra. Perfetto, andiamo a parlare con Sonny Poli e Monk. E adesso, vedete subito perché si dice, perché è un bel posto. Tanto ha già potenziamenti, perché mi ero dimenticato. Voilà. Ecco qua perché è un bel posto per fare una festa, eh? Un bel posto, soprattutto dietro una negozio di fiori. Tu dirci? Ehi, ragazzo, non vedi che ho da fare? Vai da qualche altra parte, eh? E lo sappiamo che hai molto da fare, vero Sonny? Si vede che hai molto da fare. Ok, adesso un po', vediamo chi dobbiamo parlare adesso. Voglio farti vedere una cosa. Scommetto che ci sei. Oh, lì c'è Poli. Ehi, un attimo, non vede che ho da fare? Te invece non sembra aver molto da fare, Poli. E te invece, cosa hai da dirmi, Monk? Ehi, ma guarda chi c'è, Mister Intelligenza. Ci divertiremo un sacco, sono felice che ci sia anche tu. Lo so che ci divertiremo molto. In un posto del genere non è che non si può non divertirsi. Cioè, guarda già subito l'ambiente. Sì, l'ambiente. È la prima cosa da guardare qua. Ovvero l'arredamento. Ok, adesso ecco qua. La festa è finita, coglione. Bene, bene, bene. Chi abbiamo qui? Ehi, un bel gruppo di celebrità, vero? Stiamo un po' a vedere. Prendetelo a calci! Vieni qui, tesoro. Credo che dovrò portarti in centrale. Per interrogarti, sai. Figlio di puttana, dobbiamo fare qualcosa. Già, questo qua si merita veramente una lezione, cioè può far tutto, ma addirittura rovinare una festa. Adesso deve veramente pagarla, l'ha superato veramente ogni limite. Ok, adesso vediamo un po' dove è andato. Intanto dobbiamo andare a parlare con costui. Ascolta, amico, conosco appena queste tizie e non voglio guai. Pensi di potermi dare una mano? Eh? Oh beh, qualche dollaro non fa mai male. Ci sono altri poliziotti nel vicolo. Cerca di superarli. Grazie mille, amico. Sei veramente una persona buona.
E grazie per averci avvertito dei poliziotti. Siete tranquilli che io farò di tutto per non farmi beccare, anche perché adesso tiro fuori una delle mie armi preferite. Devo fumare una sigaretta. La garrotta. Eccola qui. Vuole? Guardate subito. L'arma più silenziosa e più stealth del gioco. Ed è anche la mia preferita di tutto il gioco. Ok, quella pistola lì non si poteva raccogliere. Perfetto. Se non sbaglio, in questo vicolo ci sono 3 o 4 poliziotti, non mi ricordo. Ok, quello lì mi ha subito visto. Io naturalmente rispondo strangolandolo. Sempre meglio strangolarli sia a mani nude con la garrotta in questa missione, perché è silenzioso. E se superate un certo limite di tempo, poi verrete sgamati e la missione sarà fallita. Per cui siete silenziosi, mettete solo mani nude e soprattutto cercate di strangolare, niente botte. Ok, l'ultimo è laggiù, perché poi la porta che bisogna raggiungere si aprirà solo quando tutti i poliziotti saranno a terra, per così dire. Ok, lì controllo ce ne fosse nessuno dietro. E questo è l'ultimo. Quando finirà tutto questo? Perfetto. Tu adesso fare una brutta fine e chiudiamo questa storia. Eccoli, porta aperta. Appena abbiamo steso l'ultimo, la porta si aprirà. Ok, perché tiravo fuori una... Adesso non c'è bisogno, tiriamo fuori... Vediamo la Magnum. No, sono andato a mani nude direttamente. Che alla fine è sempre la cosa più bella. Prendere a cazzotti i poliziotti. Ok, sistemato anche questo qua. Possiamo salire. Perfetto. Allora, c'è ancora qualcuno che vuole far sotto? Ci sei tu. E te farai una fine peggiore degli altri. Eccoli. Oh, c'è Rosa, vediamo un po', ci avrai da dirci qualcosa? Stai bene? Ti ha ferita? Solo nell'orgoglio. Quel bastardo ubriaco è tutto tuo. Ok, fai in modo che sembri un incidente? Beh, guarda caso quel tizio andò proprio a farsi mettere sul tetto. Per cui, vediamo un po' come trattarlo. Cosa? Ok, per cominciare, vediamo un attimo. Un po' di pugno. Un po' di calci. Sistemiamolo un attimo per le feste, perché tanto è sempre bello prenderlo a pugni questo qua. Ah, adesso fai un po' di resistenza. Ok. Becca. Ok, facciamo un attimo una scherzata. Tanto sarai tu a averla peggio, caro Joe. Ok, afferriamoci e adesso segui un po'. Allora, facciamo adesso, ragazzi, piccolo esperimento di fisica. Vediamo un po' come reagisce un corpo umano a un volo direttamente giù da un tetto. Olè! Era ubriaco? È caduto. È stato un incidente. Perfetto, esperimento riuscito. A quanto pare ha reagito positivamente la nostra cara persona al volo giù dal tetto, ovvero è morto. E sono quasi contento, visto che quel personaggio lo odio. Il caro Joe, e lo odio. Perfetto. Rosa, devi dirci qualcosa? Farai meglio ad andare al palazzo. Fa finta che non sia successo nulla. E ci andremo subito al palazzo. Anche perché, se non sbaglio, ci sarà un'altra bella notizia, per cui ragazzi, ci rivediamo al palazzo. Ok, eccoci qua, arrivo con la mia solita sgommata e vediamo un po'. Se non sbaglio, questo è un altro bel momento per noi all'interno del palazzo. Intanto, Clemenza, vi dirci qualcosa? Ti può servire corrompere i pisci picciriedi. A tu appuntare in alto se ti vuoi creare il tuo giro. Molte capi della polizia sono avidi e aperti a tutto. Ok, ma non perdiamo altro tempo e andiamo subito a sentire cosa succederà.
no, no, ora basta. Questa volta no, consigliere. Basta riunioni, basta discussione, basta con i trucchi di Sollozzo. Mandagli solo un messaggio. Io voglio Sollozzo. Se no è la guerra e andiamo sui materassi. Tuo padre sarebbe contrario. Sono affari, non questioni personali, Sonny. Hanno sparato mio padre. Sono affari questi, al diavolo! Sonny, anche l'attentato a tuo padre faceva parte degli affari. Beh, allora gli affari dovranno aspettare, chiaro? E poi, fammi un favore, Tom. Piantala con i consigli per accomodare le cose. Aiutami solo a vincere, d'accordo? Ehi, figliolo. Vorremmo che diventassi un membro della famiglia Corleone. Ci serve un uomo capace che sappia rappresentarci nelle strade. Tieni a mente solo una cosa. Visto che sarai un nostro affiliato, ricorda che il negoziato è in assoluto la cosa più potente. Anche in momenti come questo, specialmente in momenti come questo, usa la testa. Un avvocato con una valigetta può rubare più denaro di 100 uomini armati. Ehi, ragazzo, ascolta. Credimi, se mai un giorno avessi 100 uomini armati e due ordini, beh, non fare l'errore di scambiarle con un fottuto avvocato, eh? Esatto, ragazzi, nuova promozione. Finalmente siamo finalmente entrati nei ranghi della famiglia. Sì, ovvero, come vedete adesso c'è una piccola spunta vicino. Siamo entrati ovviamente un soldato della famiglia, un picciotto. Piccolo potenziamento. Ah, intanto io sono sempre stato d'accordo con Tom. Qua nel frattempo nella cantina potete sempre trovare un po' di munizione delle armi di base. Io sono sempre stato d'accordo con Tom. Alla fine la diplomazia è sempre dalla parte della ragione, non la violenza. Ricordatevelo, ragazzi, è sempre meglio essere dalla parte della ragione con la diplomazia piuttosto che con la violenza. Ricordate, questo è uno di ciò che penso, per cui Tom ha sempre ragione. Tu devi dirci qualcosa adesso, invece? Devi andare a casa di Clemenza, a Brooklyn. Credo che sappiano chi ha tradito il Don. E ci andremo. Ma nella prossima puntata. Nel frattempo, invece, tu devi dirci qualcosa? Zeggy, è parecchio che non ci si vede. Hai fatto un bel lavoro con quei negozianti. Che ne dici di pensare più in grande? Più grande è, meglio è. Che ne dici? Quando si parla di magazzini, le cose iniziano a farsi serie, per cui non commettere errori. Ricorda, controllare i magazzini è la chiave per arrivare al cuore della famiglia rivale. Probabilmente l'acquisizione di un magazzino ve la farò vedere, ma in una prossima puntata. Detto questo, ragazzi, da Luke Teschi 94 è tutto, ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!